Uno degli aspetti più importanti della religione e dell'intera società egizia era il culto che i viventi tributavano ai morti. Questa pratica si fondava sulla credenza da parte degli egizi che con la morte lo spirito abbandonasse il corpo solo temporaneamente, per poi farvi ritorno, a patto che questo fosse ben conservato. La vita nell'aldilà era possibile solo se il Ba, ovvero l'anima, e il Ka, cioè la forza vitale, rimanevano entrambe intatti, e questo dipendeva dallo stato di conservazione del corpo, di qui il ricorso alla pratica della mummificazione. L'aldilà era indicato come il bel paese ad occidente, dove l'uomo avrebbe continuato la sua vita svolgendo gli stessi lavori e seguendo le stesse abitudini. I corredi funebri lo confermano. Oltre ai contenitori di cibo, si sono ritrovati arnesi da lavoro, collane, amuleti e giocattoli. Nelle tombe di persone benestanti venivano collocate anche numerose statuette in legno o in terracotta, chiamate Ushapti, parola che significa colui che risponde. Gli Ushapti, nell'aldilà, avrebbero dovuto sostituire il defunto nei lavori più faticosi e sgradevoli.